Siamo qui con Cesare Panizza, autore del libro Dalle belle città date al nemico, Il partigianato in provincia d'Alessandria. È un libro edito da Falsopiano e dall'Istituto per la storia della resistenza della società contemporanea in provincia d'Alessandria, Carlo Giraldenghi. Il libro non l'abbiamo ancora fra le mani, ma è in corso di stampa e uscirà per il 25 aprile di quest'anno 2020. E io inizierei a chiederti qualcosa sul titolo, visto che è una citazione di una famosa canzone partigiana. Sì, il titolo è L'incipit di una famosa canzone partigiana, Dalle belle città date al nemico, composta proprio nel territorio alessandrino, o meglio, nelle montagne, l'Appennino fra Genova e la pianura alessandrina. L'abbiamo scelto non solo per questo motivo, ma perché in qualche modo rispecchiava quello che è il contenuto del volume, della ricerca che io ho condotto. Ci riproponeva quella che è la domanda da cui ci siamo mossi, cioè quanto questa immagine tradizionale della resistenza, appunto i partigiani che salgono in montagna dalle belle città date al nemico, corrispondesse al vero. L'obiettivo del libro, infatti, è quello di restituire sostanzialmente il profilo demografico e sociale del partigianato in provincia di Alessandria. E per questo lavoro quali fonti hai usato? La fonte principale di questo lavoro è il database partigianato piemontese e società civile, che è accessibile a tutti in rete, in cui sono state riversate le schede dei richiedenti qualifica partigiana, compilate dopo la fine della seconda guerra mondiale. Non si tratta di una vera e propria anagrafe del partigianato, della resistenza sul territorio piemontese, perché una parte anche consistente, se vogliamo, dei partigiani dopo la seconda guerra mondiale non ha voluto alcun riconoscimento e quindi non ha fatto domanda appunto di qualifica, ma è qualcosa che si avvicina molto a un'anagrafe del partigianato ed è comunque, diciamo, la fonte migliore, l'unica che ci può restituire nella sua interezza e complessità il partigianato sul nostro territorio. In più c'è da aggiungere una specificità che ha la fonte nel caso piemontese. In Piemonte alle categorie, alle qualifiche di partigiano e di patriota, che erano quelle con cui venivano riconosciuti coloro che avevano partecipato effettivamente alla resistenza dal punto di vista militare, cioè che avessero partecipato alla vita di banda nelle formazioni partigiane in montagna, avessero comunque partecipato a fatti d'arme, venne affiancata anche la qualifica di benemerito, che sono i benemeriti. I benemeriti sono tutti coloro che hanno coadiuvato la resistenza dal punto di vista organizzativo, anche senza aver partecipato militarmente ad essa. Questa scelta fatta dalla Commissione regionale piemontese ci permette oggi di avere, come dire, una visione più ampia del fenomeno resistenziale che ci restituisce anche tutti coloro che appunto fecero la resistenza pur senza abbracciare le armi. E qual è l'immagine della resistenza in provincia d'Alessandria che abbozza il libro? L'immagine è l'immagine di una resistenza figlia di una società in transizione, in un certo senso, dalle campagne alle città. Questo è il primo dato che ha restituito la ricerca, è proprio quello di una resistenza in qualche modo legata più ai piccoli centri, ai centri rurali della provincia, piuttosto che ai grandi centri di zona. Il 60% dei nostri partigiani è nato o residente appunto nei centri minori della provincia, eppure, seppure appunto legato al mondo rurale, è un partigianato non più agricolo, perché in gran parte queste persone non svolgono più attività nel settore primario, ma svolgono tutta una serie di altre attività legate ormai decisamente al mondo urbano. E quindi fotografa, diciamo, una situazione di transizione una situazione di transizione, potremmo dire. Fotografa bene quella situazione di transizione che noi conosciamo essere tipica delle nostre società all'inizio così del secolo scorso. L'altro elemento interessante di questa ricerca, che probabilmente non vale solo per il territorio alessandrino, è il fatto che aiuta un po' a, come dire, mi verrebbe da dire, a smitizzare il nesso stringente fra la scelta resistenziale e la necessità, e la renitenza alla leva, la necessità di, come dire, fuggire all'arruolamento da parte delle rinate istituzioni fasciste. Solo metà dei nostri resistenti appartiene alle classi di età, appunto,
interessate dai bandi di Salò. Il 50% dei resistenti alessandrini non ha alcun obbligo militare in quel momento e quindi fa la scelta della resistenza per motivi che sono motivi ideali. Se poi andiamo a vedere, scorporando il dato anche all'interno del gruppo di coloro che invece, che invece sono interessati ai bandi di Salò, possiamo vedere come fenomeni interessanti, per esempio differenziarsi nelle scelte fra coloro che vivono in città e coloro che vivono nelle campagne. In generale anche questo è un dato molto interessante, il fatto che i comportamenti siano diversi, degli individui sono diversi fra mondo urbano e mondo rurale. Questo è un altro dato che la ricerca permette di mettere in luce. Più in generale, per quanto riguarda il territorio alessandrino, la ricerca tra l'altro fotografa come dire, un territorio che come sappiamo è tradizionalmente un territorio di frontiera fra ambiti regionali diversi, e fotografa un territorio in qualche modo dove la resistenza ha una diffusione a macchia di leopardo. Ci sono zone, soprattutto la parte occidentale della provincia, quella che guarda verso la provincia di Torino, di Asti, e in parte la parte meridionale, quella che guarda verso la provincia di Genova, dove ci sono indici di partecipazione molto alti alla resistenza, e zone invece, la parte orientale, quella che guarda verso la Lombardia, dove invece questi indici di partecipazione sono decisamente più bassi. Le spiegazioni possono essere diverse, a partire dalla presenza stessa del nemico, su quelle zone dove appunto gli indici sono più bassi sono anche le zone di pianura, sono anche le zone attraversate dai principali assi stradali, quindi maggiormente presidiate dall'esercito nazifascista, ma ci sono anche ragioni di più lungo periodo che io in qualche modo cerco di dar conto anche nel libro. In realtà se noi allargassimo il campo vedremo come il territorio alessandrino è il punto di contatto fra due zone caratterizzate da un forte radicamento del movimento resistenziale. Ad ovest le Langhe, il Monferrato e in parte a sud naturalmente la zona di Genova, e a est, ma molto più distante del territorio alessandrino, è la zona della sesta zona ligure, la Repubblica di Torriglia, che appunto interessa anche la parte meridionale della provincia. In mezzo c'è di fatto il nostro territorio provinciale. L'altro elemento, e se vogliamo uno degli elementi interessanti in prospettiva per il proseguo delle ricerche, è appunto questo. Questa ricerca ci permette di guardare dall'alto al fenomeno resistenziale, di mapparlo sul territorio, restituendoci in qualche modo, come dire, le linee di frattura, i fenomeni anche in controtendenza presenti sul territorio, e ci invita quindi poi ad andare ad analizzare in maniera più specifica a livello locale i fenomeni in controtendenza che noi così vediamo, abbiamo visto appunto a livello macro. Per esempio nella presenza femminile, che è molto diversificata a seconda appunto delle zone, capire perché in certe zone c'è una presenza femminile di un certo tipo e in altre zone invece la presenza femminile minore. Per cui sono tutti stimoli che possono venire per una stagione di ricerche ulteriore sulla resistenza, a partire magari dalle indicazioni contenute in questa tipologia di lavori, ma con l'utilizzo di altre fonti, che sono poi quelle magari della storia locale, della microstoria. E ci sarebbe la possibilità di portare questi risultati nel contesto scolastico, creando ad esempio il modulo didattico che permetta anche la raccolta di memorie familiari legate a questo evento storico? Sicuramente sì, anzi certamente, già è stato utilizzato il database del partigianato piemontese in ambito didattico, può essere uno strumento utilissimo per avvicinare i ragazzi di ogni tipologia di scuola, perché va bene sia per ragazzi elementari che per quelli della secondaria superiore, al fenomeno resistenziale, alla comprensione di quello che è accaduto appunto nel nostro paese in quel periodo storico, riattivando anche delle memorie a livello locale. Da un lato è un esercizio utile appunto a loro, perché si avvicinano a una memoria che in parte è ancora viva, che li fa recuperare anche, come dire, una dimensione locale della storia, quindi mi permette di avvicinarsi maggiormente, di rendere vivo, come dire, ciò che
magari studiato sul manuale come è l'euro più distante, magari riflettendo sul fatto che molti di questi partigiani che incontrano nel database hanno spesso 15, 16, 17 anni, cioè sono ancora in età scolare, sono dei loro, fra virgolette, coetanei. E dall'altro è utilissimo perché significa andare a riattivare, anche per la ricerca storica, perché significa andare a riattivare in un esercizio di public history, magari memorie locali prima non considerate, che possono essere invece utilissime appunto per approfondire quei temi di cui parlavamo prima. Di grande importanza l'attivazione della memoria familiare locale e pubblica, che permette di rafforzare l'appartenenza culturale e storica di un territorio a queste giovani generazioni. Grazie di questo ricco e interessante dialogo. Grazie a tutti e buon 25 aprile.